Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte». Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Eccola la santa, bella come solo Gerusalemme sa essere, colma di contraddizioni come ancora oggi è. Arrivando dal Monte degli Ulivi, Gesù deve avere visto la spianata del Tempio in tutta la sua imponenza e il brulichio di persone che salivano al Tempio. Eccola, la santa, rinata sulle sue ceneri, orgogliosa di aver riavuto il suo Tempio, dopo una così lunga attesa. Il futuro sembra realizzarsi, pieno di luce, pieno di speranza. È rinata la classe sacerdotale. Nel Tempio si celebrano gli olocausti. Decine di migliaia di persone salgono in Giudea, portando anche benessere e commercio. Eppure, fra pochi anni tutto sarà raso al suolo. Terminato nel 63 d.C., dopo 80 anni di lavori, di ricostruzioni, dopo pochi anni, nel 70, il Tempio sarà definitivamente bruciato. Piange il Signore, sente la tensione crescere e tutto il suo coraggio si incrina. Com'è possibile non capire ciò che sta per accadere? Com'è possibile che la gente si illuda di essere protetta dietro quelle poderose mura di pietra? Non ascoltano la parola, né la profezia, né accolgono il Messia, ingosciamente convinti di non averne bisogno. Piange il Signore. Lasciamoci sempre toccare e provocare dalla parola di Dio. E il Signore ci dia la grazia di poter conoscere sempre, capire e accogliere il passaggio del Signore giorno per giorno nella nostra vita. Buona giornata, Dio vi benedica.